riprendiamo il nostro percorso della preghiera del lunedì dopo la pausa pasquale. In realtà siamo dentro al tempo di Pasqua, quel tempo che è iniziato con la grande veglia pasquale e che si concluderà il giorno di Pentecoste, fra poco più di 40 giorni. I segni della Pasqua sono evidenti, in modo particolare il cielo pasquale, che ci ricorda proprio la presenza in mezzo a noi del Cristo risorto. Ieri, nel Vangelo della seconda domenica di Pasqua, abbiamo ascoltato la narrazione dell'apparizione di Gesù risorto ai suoi discepoli, nel Cenacolo, lo stesso nome che ha la nostra cappellina. In particolare, però, si è evidenziata l'assenza nella prima apparizione dell'Apostolo Tommaso. 8 giorni dopo, Gesù si fa presente di nuovo in mezzo ai suoi. Tommaso aveva risposto agli amici che gli dicevano: «Abbiamo visto il Signore», che se non avesse messo le mani nel segno dei chiodi e sul costato di Gesù, lui non avrebbe creduto. Oppone un dubbio, una fatica nel riconoscere la presenza del risorto. Ma ecco che Gesù si fa di nuovo presente. Appare ai suoi, li saluta con parole che ci scaldano il cuore: «Pace a voi», e viene incontro al dubbio e alla fatica di credere dell'Apostolo Tommaso. Gli permette di fare esperienza viva di lui. Ed è ciò di cui anche noi abbiamo bisogno, cari ragazzi. Anche noi abbiamo bisogno di incontrare personalmente Gesù, anzi, di lasciarci incontrare da lui, di poter mettere la nostra mano sul segno della crocifissione, incontrando ad esempio i poveri di oggi, le tante situazioni di fatica, ma anche potendo porre il nostro sguardo nello sguardo di Gesù, il Signore, il risorto. Allora anche ogni fatica diventa Pasqua, diventa passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla guerra alla pace. Fidiamoci del Cristo risorto, poniamo in Lui la nostra fede e così potremo diventare Suoi testimoni. Nel nome del Padre e del Figlio.